Bentornati su una puntata speciale di Cucinando per te. Non ve l'aspettavate, la rubrica che non ti aspettavi e che ti arriva così, papam, da un giorno all'altro. Perché? Perché sì, perché ce l'ho. Allora, innanzitutto, dovete iscrivervi al canale, dovete condividere il video, dovete lasciare un commento, dovete lasciare per forza un like, se no vi vengo a cercare, e attivate la campanellina, se ci capita, perché almeno così vi tiene sempre informati dei miei video, i gameplay che stanno uscendo a destra e a sinistra, tre video in un giorno, sto fan, eh? Se siamo capiti. Quindi, sì, guardate Questo è un'idea di Ale, tutta roba, tutta farina del suo sacco. sta ricetta da grande chef che sto per fare, L'ha fatto per me. Ho trovato una cosa meravigliosa, ma fantastica. Io ho detto, facciamo anche per gli amici. Allora, sto zitta perché sto riprendendo io a lui. Lui adesso vi dirà che cosa farà, poi li faccio vedere. Vediamo se leggendo il titolo avete indovinato. Così, a butto lì. Voi direte, vabbè, ma che ce l'ho? Prendi il pane, è un panino con la salsiccia. È vero che è fatta, come potete vedere, a brace. Però dice, vabbè, piglia il pane, lo brustolisci, poi metti le salsicce sopra, è fatto. No? No, ma vedete che stiamo a parlare, così vi spiego perché. Allora, come potete vedere, c'ho il pane e c'ho questa. Non è una salsiccia, è pasta per salsiccia, quindi è macinato già pronto per poi la mettere dentro l'insaccato. Quindi volendo, se prendete questo e ci avete il budellino, potete pure fare i piccanti con il finocchietto, col pepe, col pecorino, con l'abbacchio, potete fare come vi pare, insomma. E qui c'è il pane. Adesso che andiamo a fare, bello? Dici, andiamo direttamente sul fuoco? No, perché se io lo porto sul fuoco, che succede? Faccio diventare, abbrustolito questo, abbrustolito quello, diventa duro, croccante, che non è che ci fa schifo, anzi prende un buon sapore perché sta su a brace, però rimane sempre pane duro, che poi ci metto sopra due salsicce, una salsiccia fatta a parte sulla brace che ha già perso il suo grasso, e quindi sì, buono fino a un certo punto. Invece noi adesso che famo? Prendiamo questa ad esempio, acchiappo un po' di questa pasta per salsiccia o anche la salsiccia per cui tu volevate il budellino, no? E me la sparmo tutta per venire, vedete, così così bella sparmatina. Poi ne prendiamo un altro pochetto, cioè dobbiamo sozzare le mani su sta ricetta, io ve lo dico, è una cosa veloce, però le mani vanno sozzate. E con le No, mani? no, no, le mani poi si leccamo. Ma le mani deve Pulite, e beh essere? certo pulite, se no, cioè, che stiamo a fare? Ok, vedete? Non ho fatto altro che spargere per benino la pasta per salsiccia o la salsiccia, perché voi ce l'avete sotto mano, sul panino. Adesso lo faccio su tutte e quattro e poi si spostavo direttamente su abbraccio. Allora, come potete vedere, abbiamo appena finito. Se vedete, no, sono belli cafoni, belli pienotti. Guardate questo quanto bello cicciotto con tutta la sua salsiccetta. Ma andiamo con me. Andiamo, andiamo. Ok, eccoci qua. Panino, prendiamo il nostro panino e lo mettiamo direttamente dalla parte della salsiccia. Così, girata verso la braciola. Sentite già come sfrigola. Questo che cosa farà in pratica? Renderà il pane da una parte morbido e succoso dai grassi della salsiccia, dall'altra sarà bello croccantino della brace. Quindi ecco il panino che ha la salsiccia fatta a brace alla maniera d'Alessandro. Dai, ce lo vediamo tra un pochino quando li rigiro, così vediamo com'è venuta la salsiccia e facciamo all'altro lato del panino. Ah, tra pochissimo, ci vuole poco qua. Allora, eccoci qua. Vabbè, come potete vedere, i panini con la salsiccia è risaputo che richiamano a sé carne e salsicce sulla brace, quindi sono Il poppate qua panini, mais. pannocchi e cose varie. Ora, che cosa facciamo? Innanzitutto ci andiamo a prendere i nostri panini. Guardate un po' qua. Oh, scotta. Ce la faccio a girarlo, eccolo. Vedete come è tutto bello succoso ancora, perché è rimasto tutto qui. Meraviglioso. Adesso lo rigiriamo da questo lato. Una. Ci do quanto scotti. Datemi qualcosa, ma non credo di riuscirci io. Che qualcun altro c'è le mani d'amianto, io no. Ah, Ecco, eccolo. bravissimo amore. Che Attento. profumo. Ragazzi, io vengo Ah. ancora più vicino Sì, venga, venga, faccia vedere perché come poi sfrigola, guardate. Guardate qua, guardate, è guardate questi succoso. colori. Ok, cosa succede qua? Innanzitutto l'abbiamo alzato un pochino rispetto alla brace, sta più alto perché sennò se bruciava fuori e dentro rimaneva cruda la salsiccia, non mi pare il caso. Così tutti i succhi della salsiccia, vedete, adesso stanno penetrando dentro al panino. Quando lo andate a mangiare è tutta un'altra storia. Fidatevi, se potete farlo, fatelo. Se non potete farlo sulla brace,
anche sulla griglia. Provate a farlo sulla griglia, sul fuoco, sul gas. Ok, ci rivediamo tra un pochino quando è brustolito anche da quell'altro lato. Ciao ciao. Eccoci qua, sono passati quei par di minutini. Guardate, poi faccio vedere. Vedete? Allora, adesso noi ce li portiamo fuori dalla brace, onde evitare, vedete come bel brustolito, belli pesantini, perché la salsiccia, vedete, ha preso bene. Fai un rumorino così meraviglioso. Ha preso bene, è diventato un tutt'uno, come infatti potete vedere, eh? Un po' il piattino leggermente gustoso. Ci stiamo? Adesso ci spostiamo da qua, perché se no siamo a quella, mi cocio pure io e ne ammassaggia uno. Namo. Allora, qua siamo un po' più lontano perché la situazione, se no lì mi stava sfuggita dalle mani. Che ne dite? Come vedete? Se volete, ci potete mettere pure un pochetto di tabasco, prima, dopo, durante, come vi ispira di più. O anche qualcos'altro, io preferisco così, perché è più buono. Potete vedere bene, come vedete. Allora, adesso... Con la... la colina in bocca mi sta venendo, ragazzi. Allora, andrei da mozzichetta a questa, che mi ispira. Questa la vedo bella succosa, non so se... Andate. Allora, faccio vedere una cosa. Casca niente, perché si è fuso tutto tra pane e salsiccetta. Mo. Dai, mossicalo! Attento che avete sentito? Fa vedere dopo che hai dato il mosso. Avvicinati. Ragazzi, guardate che spettacolo. Che buona. Mamma mia. È dentro. È cotta. Posso dire proprio che buona. Sentite questo rumorino. Ragazzi, è uno spettacolo. Chiamerei la regista un attimo. Ah, va bene, di solito faccio io a lui. Prego, posso assaggiare. Ragazzi, guarda, il profumo, non so se si vede così. Che profumo? La vedo complicata. È vero, il profumo non vedete, ma... scotticchia, però. Che ne pensa? Come la sente? Che dice? Da paura! Buona! Raga, se ci sono riuscito io sto giro qua a brace, che è pericolosa, veramente ci potete riuscire pure voi. È fantastica! Dal canale di Tiri Lì, da Alessandro, è tutto per oggi. Mi raccomando, lasciate un like, condividete, un commento, la campanellina attivate e condividete il video, per favore. Da noi è tutto, ci rivediamo chissà quando al prossimo Cucinando per te, e bella per tutti. Ciao ragazzi. Ciao.